Assemblare un PC può essere un'esperienza stressante. A meno che non siate naturalmente degli yogi che raggiungono la massima tranquillità nella vita, effettivamente ci sono tanti passaggi che potrebbero essere fastidiosi e frustranti per molte persone. Però negli ultimi 11 anni ho assemblato parecchi PC, vorrei dire, e ho messo da parte tante piccole annotazioni che oggi voglio darvi come consigli per aiutarvi a rendere meno brutta questa esperienza, che in realtà vi introduce ad un mondo fantastico e vi dà anche la possibilità, ovviamente, di poter accedere a quello che secondo me è il gaming più completo in assoluto, anche di fronte al mondo delle console. L'unica cosa che vi chiedo è un like, un commento e un'iscrizione per supportare il canale gratuitamente, e se volete in descrizione troverete i miei canali Telegram per risparmiare fino al 50% sul vostro prossimo acquisto, che sia hardware, tech o del mondo della casa, tutti li copriamo nei nostri canali Telegram, link in descrizione. Ok, il primo consiglio che vi do oggi è un consiglio preliminare, ma che parte in media stress all'interno delle build, nel senso che la cosa secondo me più importante per evitarsi la maggior parte dello stress assemblando è quello di avere un tavolo vuoto, come questo. Letteralmente niente oltre a quello che vi serve per assemblare. È un consiglio banale, però effettivamente ho visto gente assemblare in condizioni veramente pietose. Appoggiate per terra le cose che stanno sul tavolo, liberatevi uno spazio. Oppure assemblate voi per terra e mettete tutto sul tavolo, però questo è un po' più scomodo, quindi vi consiglierei la prima opzione, ecco. Ma soprattutto impara a leggere il manuale della scheda madre, contiene un sacco di informazioni vitali e ti semplifica la vita. Andiamo avanti. Parlando di assemblaggio, secondo me un consiglio veramente fondamentale riguarda la prima parte di quando mettiamo assieme tutte le nostre componenti, e sto parlando di fare dei test intermediari. Ragazzi, non siate pigri, tirate fuori quell'alimentatore dalla confezione e avviate il vostro PC prima di metterlo nel case. Voi non avete idea di quante ore in 11 anni avrei risparmiato se non fossi stato un culo peso come lo sono. Mamma mia, quante volte delle cose che avrei potuto testare e verificare fuori dal case mi hanno preso ore e ore di tempo e tanti assemblaggi, soprattutto quando ho iniziato a fare video e il tempo è diventato una risorsa cruciale. Quando arrivate ad aver assemblato dissipatore, CPU, RAM, SSD e tutte le parti funzionali della scheda madre, quando insomma vi manca solo il case, attaccate l'alimentatore e fate un primo avvio. Verificate che il vostro PC risponda all'input e da lì potete iniziare a trasferire tutto nel vostro case. In poche parole, non siate pigri, testate le vostre componenti prima di metterle nel PC, ma soprattutto leggi il manuale della scheda madre, anche a testa in giù, però basta che lo leggi, non importa come, leggilo. Manuale della scheda madre, risolvi i tuoi problemi dal 1996. Andiamo avanti ragazzi, se state guardando questo video molto probabilmente non avete mai assemblato un PC, oppure semplicemente siete alle vostre prime esperienze, siete un po' ansiosi e spaventati, oppure magari in realtà un PC lo sapete assemblare, e allora perché non state dando consigli giù nei commenti dicendo cose che possono semplificare la vita ai nuovi PC gamer che stanno approcciando questo mondo? Ma soprattutto una cosa molto importante secondo me da dire ragazzi è che non siete obbligati ad assemblare. Vi spiego, il mondo del PC gaming in termini di assemblaggio è veramente fantastico da approcciare, cioè per me è un'esperienza che mi diverte tanto, ma capisco che ci sia una categoria di persone che effettivamente abbia paura, un'altra che magari non se la senta, oppure semplicemente non abbia tempo di mettersi giù a fare questo grosso hobby di assemblaggio nel mondo di oggi, e magari non ne ha semplicemente voglia. Non c'è vergogna nel comprare un PC preassemblato, l'unica cosa importante è farlo con la testa, ed è per questo che ho qui per voi un candidato. Questo PC è un preassemblato di casa Next. La cosa importante nei preassemblati è sceglierli molto molto bene. Questo per esempio arriva da Next e devo dire le componenti che hanno scelto per montarlo non sono come prezzo troppo lontane da quelle che avreste semplicemente comprando voi i pezzi singolarmente su Amazon, col tutto però che non c'è lo sbatti di assemblarlo. Ora, devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro prima di tutto per quanto riguarda i colori, full white, e quando dico full white intendo proprio fino al PCB della scheda madre, su questo sono stati assurdi. Secondo vantaggio sicuramente di un preassemblato ragazzi è che voi prendete, chiudete, premete e si avvia, pronto all'utilizzo, facile facile facile. Spingono aria questo evento, spingono la loro aria, brave. Il vantaggio qui è chiaro, il tempo, passano praticamente meno di 30 minuti da quando aprite la vostra scatola a quando potete iniziare a configurare e installare i vostri giochi. Molto molto semplice. Windows, assistenza, garanzia, tutto fatto da Next. Quindi di per sé molto molto utile per chi non abbia voglia o pazienza di fare questa cosa. Ma soprattutto sapete qual è il vero vantaggio di un preassemblato? Non dovrete fare voi il cable management. Guardate quanto sono stati bravi ragazzi di Next, è fatto benissimo, nonostante comunque ci sia un cospicuo numero di RGB davanti. Le ventole passano pulite per questa zona, i cavi principali girano tutti molto tranquilli e non sono troppo stretti. Hanno utilizzato un hub di Corsair qua per fare tutto quanto l'incrocio dei cavi delle ventole sia in RGB che alimentazione. Stati bravissimi. E sapete come hanno fatto a farlo così? Hanno letto il manuale della scheda madre molte volte. Devo dire che nel complesso hanno fatto un ottimo lavoro. 4080 Super, 7900 X3D e 32 GB di RAM da 6000 MHz. Ma per le altre componenti invece vi rimando al link giù in descrizione, e se volete brillare di bianco bianchissimo pure voi vi basta letteralmente un click e ve lo assemblano. Molto molto comodo. Ma per chi invece voglia assemblare andiamo avanti con altri consigli.
E sapete voi, gli assemblatori di PC, che cosa usano come asso nella manica, così come tantissimi altri professionisti? Cacciaviti, ma non cacciaviti normali, cacciaviti molto, molto lunghi. Perché ragazzi, nel mondo del PC gaming ci saranno delle zone difficili da raggiungere e vi servirà una certa lunghezza rispettabile, molto sopra la media direi, per arrivare esattamente dove vi serva, soprattutto in caso di build un po' impietricate come per esempio gli ITX. E il mio altro grande consiglio è che devono categoricamente essere cacciaviti magnetici. Oppure magnetizzati, perché se la testa del vostro cacciavite non è magnetica, potete farvelo in casa. Come? Semplicemente prendete un magnete e fate questo. Dopo un pochettino il vostro cacciavite sarà magnetico, oppure potete lasciarlo attaccato. E poi altro che viti ci sollevate, guardate, questa è un dongle USB molto più pesante di una vite, non si stacca nemmeno. Questo è vitale, vitale. Ah, ovviamente ragazzi, il magnetismo rimane anche se staccate il magnete dopo, quindi potete proprio farlo a lungo termine, molto molto comodo. Un cacciavite manuale basta avanza, ma se proprio volete semplificarvi la vita o siete soliti fare un bel po' di PC, cacciavite elettrico è la fine del mondo. Io risparmio un sacco di tempo con questo, specialmente quando magari ho tipo 40-45 viti da assemblare in un PC. Questo è la svolta, soprattutto quando poi magari devo smontarli dopo. Velocizza il processo, non è obbligatorio, però è comodo. E soprattutto, come dici? Devono leggere il manuale della scheda madre? Eh sì, ha ragione, dovreste leggerlo. E sempre per l'ambito dei cacciaviti, ragazzi, siccome i PC sono composti da tipo 2 milioni di viti, fatevi un coso che separi le viti: dissipatore, alimentatore, case, diverse tipologie stesse del case, radiatore con le viti più lunghe, invece ventole con le viti più grosse, così evitate di fare danni. Ci sono viti specifiche per ogni cosa e sapete dove trovate queste informazioni, lo sapete? Nel manuale del case, in questo caso, non della scheda madre. Molto spesso queste sono informazioni del manuale del case. Però già che ci siete potreste anche leggere il manuale della scheda madre. Mi sembra l'ideale. Scheda madre ha un manuale. Ok, prossimo consiglio. Siccome di recente si stanno molto sdoganando in diverse categorie crescenti di prezzo e potenzialità, ragazzi, ventole con Daisy Chain. Avete appena visto il lavoro incredibile che hanno fatto i ragazzi di Next con quel PC in termini di cable management. Ma vi assicuro, non è un'arte semplice. Nel senso che io stesso, molto spesso, non faccio cable management. Vabbè, io non lo faccio principalmente perché molti dei miei PC li assemblo e li smonto, però dovendolo tenere a lungo termine, come per esempio quest'height qui alla mia sinistra, effettivamente, ragazzi, fare cable management è bello, è pratico ed è soprattutto ci aiuta a gestire meglio i nostri cavi all'interno del PC. Però il cable management ha un grosso nemico, e questo grosso nemico sono gli RGB, perché ogni componente RGB ha almeno un cavo, se non due, se non addirittura quattro, in alcuni casi terribili, come i dissipatori. Più ventole mettete, più cavi avrete in giro. Pertanto la Daisy Chain è una cosa vitale. Ne esistono diverse categorie. Se partiamo dalla fascia alta, abbiamo per esempio Corsair con le sue QX, uno dei sistemi di Daisy Chain veramente più completi, intuitivi e semplici in assoluto. Però c'è da dire che occupano effettivamente una fascia di prezzo molto molto alta. Siamo sopra i 100 euro abbondantemente, 140 mi sembra in questo momento specifico. Durante gli eventi possono scendere verso i 90, ma comunque è una fascia di prezzo premium, derivata ovviamente dalla Corsair Tax. Scendendo invece ad una fascia già più apprezzabile, troviamo due brand che secondo me hanno delle ottime opzioni, che sono da una parte Thermaltake con le Swafan 12X, sono delle ventole 120 mm, molto carine, sia bianche che nere, a RGB ovviamente, sincronizzabili con la scheda madre o con il programma direttamente di Thermaltake. Ma la cosa interessante è che sono delle buone ventole con ovviamente un sistema di Daisy Chain magnetica. Questo semplifica tantissimo la vita, perché vuol dire che vi servirà soltanto un cavo per gestire le tutte e tre, sia in termini di RGB che in termini di alimentazione. Esattamente come la versione di Corsair, è molto molto interessante, ma tre ventole costano quasi la metà, siamo tra i 75 e gli 85 euro in base al periodo. Quindi di per sé molto interessante, soprattutto per il fatto che poi avrete compatibilità con qualsiasi software delle schede madri e non con un proprietario. In alternativa, poco sotto, troviamo le Bionics P120 di Arctic. Alcune delle migliori ventole in assoluto mutuano pale, capacità, motore e cuscinetti dalle versioni dedicate all'alta pressione, sempre delle P120. In questo caso però aggiungono una piccola componente RGB e una porzione di Daisy Chain che, quando vennero lanciate, era innovativa. Ai tempi di oggi è un pochettino arcaica, nel senso che è un sistema che si connette mediante pin, non semplicissimo e con alta possibilità di danneggiarlo, però se fate attenzione non è niente di che, semplifica di molto la vita anche questo. In alternativa, scendendo di prezzo veramente tanto, ragazzi, se proprio non avessimo budget, esistono delle tipologie di ventole che semplicemente fanno la Daisy Chain sul cavo. Cosa vuol dire? Prendiamo queste Thermaltake da 120 mm, sono delle ventole da 120 mm, costano tipo 15 euro tre ventole RGB, e nel cavo hanno una porzione maschio che semplicemente permette di connettersi a catena tra le varie ventole, e questo permette di avere un solo cavo
cavo che poi si connetta alla porta di alimentazione. Molto molto semplice e vale sia per gli RGB che per l'alimentazione stessa delle pale, quindi di per sé molto comodo. Se no, se proprio siete senza budget in maniera assoluta o magari possedete già delle ventole, ragazzi, splitter e hub sono assolutamente i vostri alleati numeri uno nel risolvere la maggior parte delle cose, perché è molto più comodo indirizzare tre ventole con un solo cavo o comunque i cavi verso un singolo hub che farlo verso le porte della scheda madre. Considerato che finirete a fare 10.000 giri per questo, vi assicuro, un hub vi cambia la vita. Molto molto semplice ed è una spesa quasi insignificante, stiamo parlando di 20-30 euro nel peggiore dei casi, a meno che non saliamo verso Corsair. Le ventole sono una parte essenziale per la dissipazione del nostro PC e soprattutto si attaccano a una parte essenziale del nostro PC, che è la scheda madre. E sapete che cosa ha di essenziale la scheda madre? Esatto, sì, il manuale della scheda madre. Dovete leggerlo, porca droga. Se non leggete sto manuale, mannaggia voi. Il metodo più semplice per imparare. Anche quello del case. Però prima quello della scheda madre, che è il principale, eh. Poi quello del case. Ma quello della scheda madre è prima di tutti, eh. Prossimi candidati per renderci più facili la vita quando assembliamo sicuramente sono quelle soluzioni che vanno a fare per noi alcuni passaggi. Che cosa intendo? Primo tra tutti, ragazzi, quando ho iniziato ad assemblare io non esistevano, o perlomeno appartenevano solo a una fascia altissima, e sto parlando degli input-output integrati della scheda madre. Io assemblo PC da 11 anni e ancora, se oggi mi chiedessero di mettere la schermatura della scheda madre a mano, quelle proprio vecchia scuola, probabilmente mi taglierei un dito o qualcos'altro. Comunque non ne uscirei indenne, ecco. È un oggetto infernale fatto per farci soffrire, per non portare a compimento la propria build senza aver sacrificato una parte di sé all'interno del PC. Una sorta di patto di sangue che avviene appunto con questo piccolo pezzo di lamiera infame. Ma possiamo risolvere questo problema senza grandi difficoltà se compriamo una scheda madre con l'input-output integrato. Sappiate soltanto che oggi vi va benissimo, perché quando ho iniziato ad assemblare io non c'erano tutte queste schede madri con input-output integrato, si trovavano solo sulla fascia dei 300-350 euro in su, fino alle top di gamma. Invece adesso ce l'avete anche sulle Tomahawk da 200 euro. Ragazzi, vi va proprio bene oggigiorno, mannaggia. In alternativa, un'altra soluzione, una che vi ho fatto vedere in tutte e tre le salse, arriva da Gigabyte, MSI e Asus, e si chiama BackConnect, o nelle loro lingue specifiche Stealth, Project Zero o BTF in base al produttore. Sono le soluzioni che portano i cavi nella parte posteriore della paratia del case, semplificando di tantissimo l'assemblaggio. BTF ci ho messo letteralmente 12 minuti ad assemblarlo. Un PC tra i più semplici in assoluto, anche perché a differenza delle altre due soluzioni integra l'alimentazione della scheda video direttamente nella scheda madre, eliminando anche la necessità di far passare un cavo. Cosa veramente pazzesca. Migliora il cable management, semplifica l'assemblaggio e cavolo, si dà una botta estetica incredibile. Veramente super consigliato. Mentre Stealth di Gigabyte secondo me è ancora un po' acerbo, ma comunque la soluzione la stanno iniziando a implementare, MSI Project Zero ha dato una scossa sensibile al mercato, più che altro perché ha permesso di scegliere tra AM5 e LGA 1700, quindi con Intel dai 12.000 in su oppure Ryzen 7000 o 9000 che sta arrivando. Però di per sé molto molto interessante come approccio, a differenza invece di Asus che si è bloccata soltanto a Intel per il momento. In ogni caso, soluzioni veramente semplici e che aiutano molto. Oltretutto i prezzi non sono così assurdi come pensavo che sarebbero stati, perché effettivamente, diciamocelo, costano, ma la fascia non è così pazzesca. Per esempio la Z790 di Project Zero l'ho vista circolare a 300 euro su Amazon, e considerata la fascia a cui appartiene va benissimo, soprattutto considerato che appunto è un pezzo unico e richiesto una differente produzione e che quindi questo fa incrementare il prezzo. 300 euro è un prezzo più che onesto per quella specifica scheda madre, e in futuro vedrà soltanto potenziamenti. In generale comunque anche tutti quelli che producono case e dissipatori stanno lavorando per portare questo tipo di supporto sul mercato, e in futuro probabilmente diventerà uno standard parallelo alle normali build, se non addirittura fino a sostituirlo del tutto. Ma tranquilli che se ne parla tra tanti 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 anni, farete in tempo a rompervi le palle del PC gaming prima che il BackConnect sia lo standard unico. Considerate che di questo tipo di tecnologie si è iniziato a parlare 10 anni fa e soltanto oggi siamo arrivati ai primi prodotti. A quando? Ultima parte di questo video voglio dedicarla a quella che ho chiamato niente ansia time, ovvero semplicemente sciogliere due di quei luoghi comuni che magari possono mettere un po' di ansia ai nuovi PC gamer, coronati principalmente al mondo dell'elettricità statica e della pasta termica. Vi spiego. La pasta termica è un argomento che spesso viene sopravvalutato in maniera abbastanza importante. Nel senso, la pasta termica è vitale per un corretto funzionamento del nostro processore e del dissipatore con esso. La connessione proprio a livello di scambio termico tra i due avviene grazie alla pasta termica. In sua assenza niente funziona come dovrebbe. Le temperature saranno altissime. È molto molto importante. Tuttavia io credo che ci sia stata da sempre questa grandissima ansia nel dover spalmare la pasta termica, nel doverne mettere la giusta quantità, come se metterne un grammo in più causasse la fine del mondo. In realtà dei test di Gamer
Gamer Nexus che sono usciti qualche anno fa ormai, effettivamente risulta che potete anche abbondare. Al più, sapete cosa succederà? La pasta termica sarà talmente abbondante che la pressione generata dal dissipatore che si schiaccia contro l'IHS del nostro processore la farà uscire fuori. Sì, farete un po' un casino, ma non state danneggiando niente. Soprattutto perché la pasta termica non è elettroconduttiva, quindi di per sé anche se tocca le parti intorno al processore non fa danni, non è metallo liquido. Cosa contraria, se ne mettete un po' troppo poca potreste avere qualche problema di temperature, ma alla fine se fate un puntino, un chicco di riso come lo chiamano, siete a posto, ma non vi preoccupate di metterne anche un po' di più, piuttosto meglio di più che di meno in generale. E soprattutto sappiate che non è assolutamente necessario spalmare la pasta termica manualmente, tutto il lavoro lo fa il dissipatore, perché ricordatevi che voi non farete mai e poi mai un lavoro preciso come un corpo esattamente fatto per questo, che schiaccia verticalmente una pasta che si espande sotto la pressione. Non sarete mai in grado di farla esattamente come la fa il dissipatore. Quello fa un lavoro incredibile. E soprattutto non vi sporcate le mani e qualsiasi cosa. La pasta termica è tipo un inquinante, è terribile, veramente. Rimane ovunque, ci metti ore a toglierla. Secondo argomento di questa categoria è l'elettricità statica. Per molti anni è stato probabilmente il nemico numero uno, nonché uno dei più grandi miti e luoghi comuni di quest'ambito. Ovviamente in passato magari poteva essere un qualcosa che minacciasse effettivamente le nostre componenti, ma con gli standard moderni di assemblaggio e di sicurezza in generale delle nostre componenti, sappiate che è molto molto difficile fare danni con una semplice scarica statica. E questo ve lo dico con cognizione di causa, perché esiste un video di Linus in collaborazione con Electroboom che spiega esattamente questo concetto al 100%, e quindi di per sé, mettendo anche delle cariche molto molto più forti di quelle che potremmo generare noi semplicemente toccando oggetti o caricandoci di elettricità statica, non muoiono le componenti e il PC era sempre a posto, funzionava, e quindi di per sé non vi preoccupate. Al più, se siete ansiosi, toccate del metallo e scaricherete la vostra elettricità statica e siete a posto. Magari non assemblate con i calzini su di un tappeto peloso, perché lì vi caricherete a forza, ma anche lì molto difficile che farete danni, magari evitatelo proprio per essere sicuri al 100%, come per la pasta termica prima. E questo, ragazzi, era l'ultimo dei consigli che ho per chi sta assemblando un PC o per chi magari, come abbiamo visto con questo preassemblato, non voglia proprio assemblarlo. Spero di essere stato il più completo possibile, di aver dato dei begli spunti. Fatemi sapere ovviamente i vostri consigli giù nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, state su Modern Tech. Saluto.